Questa è una lezione categorica che io do alla scienza affinché ne faccia tesoro. Prima di emettere giudizi, voi pure categorici, sulla possibile verità o scempiaggine delle cose che io dico, io vi consiglio di ascoltarle. Vi dimostrerò che il Dio, ossia il valore fondamentale che costruisce ogni cosa, è quell'insieme di valori numerici cui il valore che regge tutto il nostro sistema della realtà dà origine in modo quantitativo, con quantità che sono valori numerici, perché le quantità noi le contiamo usando i numeri. Quindi quella fisica quantitativa che studia l'universo a partire dai quanti è proprio nel segno di questa fisica che io vi illustro. Alla origine del nostro momento attuale delle verità scientifiche dovete ricordare bene: esistono quelle dimensioni del sistema internazionale dei pesi e delle misurazioni che sono state unità costruite con un comandante generale. Il valore 10 da assegnare a una presenza in linea, tanto che la quantità unitaria in linea sia costruita e calcolata in tutte le unità, come il metro, il chilo, il secondo, l'ampere, il kelvin, la molecola, l'intensità unitaria della luce, ossia le sette fondamentali del sistema internazionale, come decimi del ciclo 10 della presenza assegnata a ciascuna di queste. E poi, per conseguenza relativa, a tutte le unità secondarie dedotte da queste sette fondamentali. Ora, quando nella verità assegnata alla fede abbiamo Mosè che interroga Dio e vuole sapere quale sia il suo nome, chiede come indicazione il suo nome. Ecco l'indicazione: io sono colui che sono, il che indica che io sono indice dell'indice del mio indice, posto su base 10. Sono indice colui che dell'indice che sono del mio indice. Qui ci sono tre indicazioni: sono, colui che, sono. Dunque l'indice dell'indice dell'indice su base 10. Ora, avendo tradotto il messaggio fondamentale dato da Dio alla fede in qualcosa di riferibile alla verità quantitativa espressa secondo la matematica, ecco che cosa noi possiamo certamente convenire nel nostro mondo reale. Quanta è la massa se la presenza è 10 e il suo volume è
L'indice 3, la massa reale che avanza solamente nei tre versi di x, y e z avanzanti in positivo, è certamente data da 10 elevato a 3. Ma non è tutta, perché questa dinamica esiste grazie alla dinamica uguale e contraria negativa, che vale altrettanto, vale un 10 elevato a 3 in valore negativo. E quando noi andiamo a combinare l'insieme dato da 10 al cubo per 10 al cubo e otteniamo 10 elevato a 6, noi abbiamo espresso tutta la massa contenuta in un volume ideale che abbia lato 10 e che si presenta con l'indice 6. Ecco, alla base di tutto c'è questo 10 al cubo che moltiplica 10 al cubo e che è uguale a 10 elevato a 6. Ma questa è solo la potenza. Nell'indice 6, quando dobbiamo avere l'indice dell'indice dell'indice, ecco che il 6 si sottopone a un indice 11 che è sottoposto a un indice 10. Che valore ha l'indice 11? Indica tutta quanta la presenza in 10 unità, che sono 10 come spazio e una come tempo, tanto da esprimere una potenza in velocità 10 a 1 nelle 11 dimensioni. Elevare ancora questo indice all'indice 10 significa moltiplicarlo per 10, ossia farlo esistere soltanto nello spazio 10, perché l'1 che è sottoposto come tempo ora non c'è più, c'è solo il lavoro compiuto nell'avanzamento nelle 10 unità della presenza. Quando tutto questo valore noi lo calcoliamo, è 10 elevato a 6 che è elevato a 11 per 10, ossia a 110, e 10 elevato a 6 elevato a 110 è 10 elevato a 6 moltiplicato 110 uguale 660. E abbiamo visto il primo modo in cui la totalità si presenta in movimento nelle 11 dimensioni e poi esse sono sottoposte solo nel lavoro compiuto per avere 10 unità, solo quelle dello spazio. E abbiamo ottenuto questo indice 660. Ora dobbiamo costruire un modello di riferimento in cui questo insieme, che abbiamo visto vale 10 elevato a 660, si combini con tutto l'avanzamento che esiste nel valore unitario. Il valore unitario, quando la presenza è 10 elevato a 10, è totale, perché abbiamo la presenza 10 sia nella base sia nell'indice. Ma quando lo dividiamo per la presenza 10 che esista come tempo, vedete, 10 elevato a 10 diviso 10 elevato a 1, ossia diviso 10, risulta 10 elevato a 9. Moltiplicare questo 10 elevato a 9 per tutto quanto ciò che esiste come 10 elevato a 660 significa
avere una potenza che ha per base la stessa base 10 e per indice la somma degli indici. 660 più 9 è l'indice 669. Abbiamo ottenuto io sono. Io sono 669, questo è il mio indice. Ora, cosa dice il Signore? Sono l'indice dell'indice del mio indice, ossia sono 10 elevato a 669, che è l'indice del mio indice. Quindi abbiamo 10 elevato a 669, che moltiplica 669 per 669 e poi lo moltiplica ancora per 669, e avremo come risultato che avremo il sono colui che sono, ossia sono l'indice del mio indice su base 10. Il risultato di questo calcolo è espresso nella dimensione relativa a 10 elevato a 6 quantità, un valore la cui virgola è posta qui. Sono esattamente in quantità 10 elevato a 6 le 299, virgola, più questo tempo dell'unità 10 elevato a 6. È un tempo a cui va aggiunto tutto quanto lo spazio, ma a livello di dimensione unitaria. Quindi togliamo pure questa virgola, che l'abbiamo messa per dimostrare come realmente tutta questa potenza della potenza della potenza, che cosa ha sortito? La presenza 300 dello spazio meno 1, ossia ha ridotto la potenza 300 di uno spazio assoluto, un cubo che abbia lato 100 più 100 più 100, dunque un 300 in lunghezza a questa dimensione, che prendendo una sua unità a tempo della quantità residua porta il 300 a 299 unità, grazie al fatto che l'unità si è lanciata nel suo tempo, e il suo tempo è questo. Bisogna aggiungere il suo spazio. Qual è l'unità dello spazio? È quella che io ho elencato in questo riquadro. Dunque, quando abbiamo l'unità che è data da 10 elevato a 10 e lo consideriamo un piano elettromagnetico, la quantità totale elettrica oppure magnetica è data dalla radice quadrata di 10 elevato a 10, che determina il lato di quest'area, e il lato è 10 elevato a 5. Quindi la dimensione 10 elevato a 5, quando è quella unitaria elettromagnetica e presenta un cubo che sia 10 elevato a 5 nella x, 10 elevato a 5 nella y e 10 elevato a 5 nella z, è dato da 3 volte 10 elevato a 5, il che significa il 300.000 che è compreso dentro questo numero. Ora dobbiamo riferire questa dimensione 3 al valore assoluto dello spazio-tempo, perché questo è tempo e noi dobbiamo calcolare lo spazio, quindi dobbiamo riferire il tutto allo spazio-tempo, che è assoluto quando è 100 come tempo ed è 300 come spazio. Il 400 è tutto lo spazio-tempo, ma lo dobbiamo calcolare solo nello spazio, ossia nelle tre quantità che sono interne al 400.
il risultato di 400 diviso 3 è 75, e 75 per 10 al cubo, ossia per tutta la massa reale dell'unità reale che noi abbiamo quando il 10 è fatto di una unità che è il decimo, e noi abbiamo in sostanza 10 al cubo, ossia 1000, su una unità che è il millesimo. Quindi ecco il valore in grande costruito su quella quantità tempo, che è il suo valore esattamente uguale e contrario nel millesimo. Questi 10 al cubo sono millesimi perché nel nostro sistema di calcolo della massa, la massa unitaria non è collocata nel metro quadrato, ma nel decimetro quadrato. E noi un metro quadrato abbiamo, in questo metro quadrato, la quantità di 1000 unità date dal decimetro quadrato. Quindi quando noi l'unità l'abbiamo posta nel millesimo, per ottenerla tutta dobbiamo porne presenti 1000. La quantità totale dello spazio-tempo nelle sole tre quantità dello spazio sono 75, e quindi noi avremo 75.000, che va ad aggiungersi al valore residuo, definendolo questa volta non in valore relativo all'avanzamento nei tre versi relativi al lato elettrico o magnetico, ma avendo ridotto questo valore a un valore che è due volte in meno, vedete, è un 100 che manca qui, perché 10 al cubo per 100 è 10 elevato a 5, ecco perché noi avremo poi la dimensione 100 messa a questo riguardo, perché andiamo a scandagliare qualcosa che, se la riduciamo nel valore da una parte, dobbiamo moltiplicarla per 100 nel valore dall'altra per avere in sostanza la stessa dimensione, perché questa dimensione qui sarebbe 4 per 10 elevato a 5 o 400 per 10 elevato a 3. Ecco, riferirla al 1000 significa doverla moltiplicare per 100, e moltiplicata per 100 non solo nello spazio 3 ma nella dimensione 4 dello spazio-tempo, abbiamo che è 400 diviso 3 a determinare nel 75 tutto lo spazio. Che cosa manca a questo insieme? È che, avendo da esprimere l'unità solo dello spazio, qui lo abbiamo calcolato certamente nello spazio-tempo, ma ora dobbiamo partire solo dalla quantità spaziale che esiste come 300, e consideratela come un ciclo reale che riproponga alla fine del ciclo le stesse condizioni iniziali, noi dobbiamo considerare solo la parte in avanzamento del ciclo, il che significa dividere per 2 l'indice 300 dello spazio. 300 mezzi è 150, ma dobbiamo ridurlo a valore unitario che si automisura, tanto che questo 150 sia espressione di 149 con una unità collocata sotto a livello di valore unitario. Quindi quando noi sommiamo questi valori e otteniamo questo numero, che cosa abbiamo fatto quando la realtà è l'indice di una base 10? È che queste somme sono somme di indici che corrispondono a combinazioni tra potenze, ossia a prodotti tra potenze. E magnetica,
si combina con la dimensione espressa in relazione all'unità del volume quando è dato da mille in millesimi, e si combina con le unità quando sono esattamente solo nell'avanzamento relativo al ciclo 300, che vale 150, e calcolato come una totalità che, per essere calcolata, deve prendere una delle sue quantità, 150, e sottoporla come un denominatore che sia tempo, ecco che il tempo, che lo spazio relativo al tempo 1 è 149. La combinazione di questi indici è proprio il vedere una cosa condizionata all'altra e condizionata all'altra. È l'indice di un indice di un indice che, combinati attraverso le relative potenze, determinano nello stesso schema di calcolo trino questo valore, che è il modello unitario di riferimento che noi dobbiamo per forza considerare presente, perché noi non possiamo misurare nulla se non abbiamo posto in principio un modello di riferimento. Quando la Bibbia chiama il suo primo libro in principio, esso è descritto a parole, ma il vero principio su cui si basa ogni cosa è proprio quel principio 1 nella base 10 e trino nella potenza 3 assunta dalla base 10. È proprio quel valore 1000. Noi abbiamo bisogno assolutamente di un modello ideale per misurare qualcosa di reale, perché qualcosa di reale non la possiamo misurare con la sua stessa realtà, e allora dobbiamo per forza fissare in principio un valore. E quando abbiamo visto che in principio 10 elevato a 10 determina un tratto elettrico che è 10 elevato a 5, e allora dobbiamo averne 3, perché sono 3 componenti, quelle del volume, e sono queste. Poi, avete visto, dobbiamo calcolare di tutta la realtà spazio-temporale solo la parte tempo dello spazio, e abbiamo questo valore. Poi abbiamo quest'altro, e dunque in principio noi abbiamo collocato questo 375-149 come un principio assoluto della misurazione ideale, grazie al quale poi, essendo indici sia questo, la somma degli indici combina il valore che abbiamo tradotto nell'indice dell'indice del mio indice su base 10, come 10 elevato a 669 elevato a 669 elevato a 669, che produce questo risultato, che nello spazio è ben definito, nel tempo non ancora. Per essere definito nello spazio e nel tempo, poiché questo è solo tempo, occorre introdurre la totale definizione dello spazio, e il risultato è proprio quella quantità di 299.792.458 metri, che sono misurati avanzare in un secondo di tempo. Avete visto come la luce, con questo avanzamento, in sostanza che cosa è? Come si scende da questo valore al valore che noi abbiamo in uso oggi? Attraverso la sua radice cubica, perché dobbiamo considerare questo un indice che sarebbe 3, ma non espresso in termine di 3 preciso, ma di 300 milioni, perché stiamo usando un metro che è
il 300 milionesimo ideale di questo 300 milioni. Quindi tanto che 300 milioni è una unità vera, perché è 300 milioni di 300 milionesimi, chiamati metro. Ora, avendo definito il metro con questa precisione unitaria, quando sono 300 milioni, abbiamo che la dimensione 3 è la dimensione cubica. E noi in che modo possiamo ridurre la dimensione cubica alla dimensione lineare? Semplicemente prendendo l'indice 3 e elevandolo a un terzo, tanto da avere 3/3. Ora, quando noi partiamo dall'indice della luce, considerandolo come un 3 che dovrebbe essere, per ridurlo all'unità, noi dobbiamo estrarne la radice cubica, perché il 3 solo attraverso un terzo diventa unitario, e quindi dobbiamo estrarre la radice cubica proprio dello spazio avanzante dalla luce. E allora avremo che il valore intero che si determina è esattamente questo valore qui, 669 come valore intero. Il valore intero è veramente intero, perché anche quando noi partiamo non da questa velocità della luce, ma da quella idealmente unitaria che è data da 300, che esprime proprio l'indice dimensionale 3, avremmo che la radice cubica di 300 milioni è sempre 669. Quello che cambia è soltanto il tempo del riferimento, ma il valore quantitativo è questo. È questo indice che, quando è visto nell'indice dell'indice dell'indice, si richiama un Dio che dice: io sono colui che sono. E sono 669 volte un metro, in cui il nome stesso del metro presenta me, ro, romano, a sinistra e a destra della croce T di Gesù Cristo, mentre 66 per 10 è romano a dimensione 10 di Dio, e 9 è simile alla lettera G, un 9 che rimanda alla dimensione della dimensione della dimensione di un G è su Gesù. Noi, per andare alla velocità della luce, abbiamo dovuto aggiungere al tempo lo spazio, che valeva 375.149. Ma il tempo di questo spazio, quando è dimensionato proprio in dimensione di 10 elevato a 6, che cos'è? È 10 elevato a 6 diviso per 375.149, e il suo risultato è 2,66560. È il dualismo assoluto e divino di Padre e Spirito Santo nel valore 2 dell'unità, nel tempo dell'uomo, valore essenziale uguale a 66 quando osserviamo il valore numerico delle lettere, per cui la L è 10, la U è la 19esima, la O è la 13esima, la M è la 11esima e la O è la 13esima, da cui il totale 66, diviso per il piano poggiato sul 10,
che è la dimensione a immagine e somiglianza di Dio. È un duo a dimensione 10 elevato a 2, che in questa quantità di 10 elevato a 2 è proprio indicata dall'uomo 66, ma è l'uomo di ogni uomo, uomo reale, perché è alla dimensione della realtà data da 1 diviso per 10.000, ossia da 10 elevato a meno 4. 56 quantità sono le 10 quantità divine combinate con l'uomo, che in ogni uomo non sono combinate e fanno sì che ogni uomo, o quanto è umano, o quanto è sulla terra, vale 56. Quindi vedete che il tempo che bisogna aggiungere allo spazio, che vale proprio alla dimensione di 10 elevato a 6, che calcola i 6 versi sulla base 10 del valore a immagine e somiglianza di Dio, determina proprio questo: 266, 56, che ho già descritto come il dualismo che esiste nell'uomo e in ogni uomo reale. Questa parte che io ho aggiunto infine è molto sgradita a tutti gli scienziati, i quali non accettano in alcun modo che la nostra ragione ragioni per numeri, ma poi li esprima in modo essenziale trasformandoli in lettere. Secondo loro non c'è proprio nessun termine di causa e di effetto con i valori reali che hanno le nostre parole, nemmeno pensando che Dio vale 26 come le prime due cifre nei decimi di 26, vedete? E laddove il 65 che viene dopo, altri non è che il 66 di un romano ridotto a unità. O se volete, le quattro dimensioni 6666 ridotte di un 10 elevato a meno 4, proprio perché ogni cosa è riferita all'uomo reale. Resta evidente che se io aggiungo cose che sono ritenute aleatorie o vere scempiaggini a cose assolutamente impeccabili come quelle che ho dimostrato prima, non è che si fa una bella minestra e queste cose che non sono capite inficiano il valore delle cose che io ho spiegato in una lezione vera e propria fatta alla scienza. Una verità non è minimamente messa in discussione se oltre una verità vi sono tante altre cose che verità non sembrano. È solo segno di una intelligenza umana che lascia veramente a desiderare l'evento secondo cui una cosa giusta detta da una persona poi diventa una cosa sciocca se la persona dice delle sciocchezze. Quando accade questo? Quando non abbiamo persone in grado di giudicare le cose in sé e guardano alla persona. Se la ritengono sapiente,
credono, come tanti pappagalli, le cose sapienti dette da un Albert Einstein. Quando una persona è giudicata poco più di sciocco, può dire una verità sorprendente che salva l'uomo come quella che dico io e nemmeno la considerano. Non sono capaci di distinguere cosa da cosa e poveretti debbono erigere dei valori di idoli sulla cui base poi tutto debba essere creduto per la fede in questi idoli. Invece una intelligenza libera, come dovrebbe essere quella della scienza, deve essere simile a quella di un cercatore di pepite di oro che setaccia metri cubi di sabbia in riva a un fiume alla ricerca solo di poche pagliuzze di oro. Non si comporta come l'utente che vada dall'orefice e manda a quel paese l'orefice. Perché in quell'oro che ha comprato esiste qualche impurità. Vedete, chi cerca la verità la trova sempre, come chi cerca l'oro in riva a un fiume e la trova e la sa scoprire anche se poche pagliuzze di oro sono praticamente invisibili dentro una montagna di sabbia che non contiene oro. Voi tutti sapete che Gesù fece un pronostico e disse che il Pietro della vecchiaia avrebbe steso le braccia e un altro Pietro lo avrebbe portato dove quel Pietro non voleva andare. Ecco, se considerate che Papa Francesco è il Papa numero 266 della Chiesa Cattolica, avete l'idea di come il numero dei papi legati all'uomo, ossia per delega data a un vicario di Cristo, è giunta al compimento. Quello che verrà dopo sarà un contesto in cui è investito ogni uomo e non più solo l'uomo vicario di Cristo. Come avete visto, il Papa è divenuto Papa il 13 di marzo dell'anno 13. Quando sarà in questo anno santo, il 12 luglio del 2016, saranno trascorsi esattamente 40 mesi, pari esattamente all'unità e trinità di Dio, data da 10 mesi più 30 mesi. In fatto di giorni, il 12 luglio del 2016, egli compirà 1218 giorni esatti di pontificato, che sono uguali a 12 centinaia assolute, nel segno di una opera assoluta portata dai 12 più T, la croce in quel 18, perché quel 18 è la mortificazione dell'81. 81 sono proprio i giorni di fame che questo Papa mi ha fatto patire, perché non ha voluto dare nessuna udienza a me che volevo rispondere a una chiamata fatta da due papi prima, Papa Giovanni Paolo II. 3 elevato a 4
è la Trinità in tutta la potenza, una e trina nel suo atto. Vale 81. Quando è rovesciata e diventa 18, è la croce di questa Trinità. Ebbene, cosa succede? Che il 12 luglio del 2016 è nel segno della croce proprio dei 12 apostoli espressi in valore assoluto 100. E accade esattamente a 14 giorni dalla salita in cielo di me, Ro, in croce. Quando osserviamo alla dimensione non di 10 elevato a 6, ma di 10 elevato a 8, e il valore è 266,56, abbiamo che il 266 indica tutto quanto fatto dal Papa numero 266 e oltre di lui ci sarà solo il tempo in quattro quarti, che sono proprio quattro volte quei 14 giorni della mia Via Crucis. Di me oltre Pietro, di me che ne sono il metro. Chiederete perché mai tu ne sei il metro? Perché vedete, tutti quanti, quando udite me che do alla mia persona una importanza di questo tipo, voi dite: tu sei un ladro, un grande ladrone delle cose che sono di Dio e non tue. Gesù l'aveva ben detto: il padrone verrà come un ladro. Un ladro per controllare, per misurare attraverso se stesso come metro, se la consegna data a Pietro è stata rispettata oppure no. La consegna data a Pietro non è stata rispettata perché proprio come indicato nell'ultimo capitolo dei quattro che la Chiesa Cattolica considera come quelli accettabili, ossia nel capitolo 21 di quello che è il Vangelo di Giovanni, è scritto che per tre volte il Signore chiede a Pietro: mi ami tu più di costoro? Ebbene, nel 2005, per tre volte il Signore in me, attraverso il giornale Il Centro di Pescara, fece giungere al Papa Emerito questa richiesta fatta per mano di un povero Cristo che diceva che si era dimenticati l'osservanza per un povero Cristo che desiderava essere accolto in Vaticano e spalancassero le porte al povero Cristo. Per tre volte questo povero Cristo, con tre lettere spedite dal giornale al Papa, ci fu questa richiesta: mi ami tu, Pietro, più di costoro? Ebbene, mentre il Pietro dei Vangeli ha risposto: sì, Signore, ti amo, e si è sentito dire per tre volte: pasci le mie pecore, è stato così non fatto il servizio alle pecore che il Signore si è presentato in una pecorella smarrita, che si è dichiarata in questo modo al Papa, e quello non ha nemmeno risposto. Eccolo il Pietro della vecchiaia, che investito per amore verso Dio, si dimette
perché crede che il suo investimento è stato fatto sulla base della capacità umana a compiere il disegno di Dio. Invece Dio chiede a Pietro: mi ami tu, Pietro, più di costoro? Ecco in che modo, proprio in me, Ro, c'è questa croce di essersi presentato in un grande ladro, scambiato per ladro, e venuto di notte, e nonostante che Gesù l'avesse detto, verrò come un ladro, per vedere se avete rispettato la consegna, si presenta in una pecorella smarrita, lo fa sapere per le tre volte descritte in Bibbia, Giovanni 21, e non c'è nemmeno risposta. Tu, pecorella smarrita, puoi morire benissimo. E il Papa si è dimenticato che tutto quello che è fatto a una pecorella smarrita o a un povero Cristo o a uno qualunque dei piccolini di Dio è fatto proprio a Dio. Questa consegna il papato non l'ha rispettata né in lui né in colui che è descritto dal Vangelo come chi avrebbe portato quel Pietro della vecchiaia dove egli non voleva andare, nemmeno Papa Bergoglio ha voluto osservare questa importanza nella pecorella smarrita che non sembra contare nulla, arrivando addirittura a farlo digiunare per gli 81 giorni pari a 3, ossia la Trinità di Dio, elevato al 4 dell'unità nella Trinità di Dio. Ecco il metro davanti al quale i Pietro hanno compiuto la loro opera. Il valore è stato completato in quel 266 e il tempo è finito. Oltre quel tempo c'è soltanto quel 56 che indica le quattro volte, ossia una e trina, in cui quel 14 che indica i giorni della Via Crucis accadranno dopo Pietro, l'ultimo Pietro che hanno avuto una delega divina di rappresentare Dio, perché Dio da questo momento in poi desidera essere rappresentato dalla verità dello Spirito Santo. La verità dello Spirito Santo è quella di chi non fa differenza tra uomo e uomo sulla base delle sue idee. Lo Spirito Santo riconosce che ogni uomo è a immagine e somiglianza di Dio e deve trattare ogni uomo in questo modo, perché ogni cosa fatta o non fatta all'uomo, in verità è fatta o non fatta a Dio. È parola di Gesù.